Nome, cognome, partita. Cristina Rossello, Forza Italia. Grazie. Neo-eletta. Prima volta in Parlamento. È la prima volta, che emozione, sì. Ma un senso di responsabilità soprattutto. Sì. Questo penso che sia sufficiente in questo momento. Tremano le ginocchia. E poi la volontà di una seria preparazione. Bene. Bene, mi sento bene, credo che insomma sia stato un ottimo risultato che abbiamo ottenuto come centrodestra e cercheremo di fare qualcosa di utile per il paese, mi auguro. Assolutamente sì, di questo ringraziamo Matteo Salvini che ci ha dato la possibilità e soprattutto gli elettori che ci hanno dato un consenso. È la prima volta che venite qui in questo palazzo? La prima volta qui come parlamentari, sì. In visita siamo già venuti qualche altra volta. Più emozionato oggi anche perché il mio primo giorno del liceo coincideva con quello di Giorgia Meloni e oggi mi ritrovo con Giorgia Meloni qua. È una bella storia anche umana della destra politica nazionale. Per l'accredito. Abbiamo chiesto delle informazioni. Una grande emozione perché è una grande responsabilità quella di poter fare bene per la nostra Italia. Cosa facevate prima? Io sono presidente nazionale del Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano, sono una psicologa e una psicoterapeuta. Grande emozione anche per me perché ho sempre creduto e credo nella politica, sono farmacista. Questa è la prima volta. Qual è la medicina giusta? Partito Nuovo, che è una grande pattuglia. Siete molti? Sì, siamo passati da 9 a 50 parlamentari, quindi Fratelli d'Italia ha avuto una grande affermazione in questa ultima competizione elettorale. Speriamo di essere all'altezza del mandato che gli elettori ci hanno dato. Penso che i cittadini oggi ci chiedano almeno due cose. La prima è quella di non disperdere la fatica che è stata fatta in questi anni dalle famiglie, dalle imprese, dalle nostre comunità per tirarsi fuori dalla crisi. E quindi ci chiedano di usare i buoni risultati che sono stati raggiunti per curare le ferite sociali che sono ancora aperte. Perché i buoni risultati macroeconomici non curano le ferite sociali. E poi ci chiedono, per quanto possa apparire difficile o perfino paradossale, in una fase appunto di transizione, ci chiedono di guardare al futuro, non ai prossimi giorni, ma anche ai prossimi anni, di guardare a quello che sarà l'Italia nei prossimi anni e nei prossimi decenni. E se si guarda lontano, allora viene chiarissimo che far fronte alle sfide ambientali, cogliere le opportunità della conversione ecologica dell'economia, è una delle cose più importanti che possiamo fare per il nostro Paese. Grazie e buon lavoro a tutti.